ragazzi e benvenuti in questo 22esimo e ultimo episodio dell'Elimination Nuzlocke Pokémon Rosso Fuoco. Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo episodio, all'ultima parte di questa avventura favolosa. Vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace per concludere al meglio questa serie. Ragazzi, ovviamente non ci saranno votazioni essendo l'ultimo episodio. Ho inserito in squadra Zeus al posto di Charlix, che è morto nello scorso episodio. Io ovviamente ho fatto una boiata, perfetto, iniziamo benissimo. E ho depositato il Pokémon sbagliato, ma probabilmente, raga, l'ho fatto già dallo scorso episodio. E me ne sono accorto solo adesso, per farvi capire quanto uno può essere drogato nel cervello. Ottimo, lasciate un bel mi piace per questo bellissimo fail che non taglierò, perché voglio dare un tocco di trash in più a questa serie. Comunque ragazzi, nello scorso episodio abbiamo esplorato tutta Settimisola, andando anche nella zona in cui sono risaputamente nascosti gli unknown. E oggi ragazzi andremo a concludere il nostro secolare, oserei dire, scontro contro il Team Rocket, impadronendoci dello Zaffiro che c'è. Zaffiro, non Zaffiro, mi raccomando, che ci è stato rubato dallo scienziato e che l'ha venduto a Team Rocket. Abbiamo le due parole d'ordine, un Ortica d'Articuno e le scarpate di Parasect. Ok, e siamo dentro al rifugio, ragazzi. Zeus l'ho allenato solo fino al livello 50, perché ragazzi non ho avuto materialmente tempo. In teoria, in realtà la verità è che devo registrare tutto oggi, e quindi per evitare di registrare con in casa gente e di farmi interrompere come al solito, ho preferito allenarlo un po' di meno. Tanto ragazzi, i membri del Team Rocket, lo sappiamo, sono scarsi, non ci facciamo troppi problemi. Ora la domanda è: dove bisogna andare? Ok, perfetto, ci sono già. Bacca Ebola, la Bacca Ebola, perfetto. Questo episodio ragazzi sarà corto, sarà molto corto, per ovvie ragioni. Avrei potuto col senno di poi fare tutto in un unico episodio, però ho deciso di mantenere la coerenza, dato che avevo detto due episodi, facciamo due episodi, saranno uno più corto dell'altro. Comunque ci penseremo a tutto il resto finito questo episodio. Nel frattempo questo Gloom ha deciso bene di suicidarsi perché Zeus è troppo forte. Intanto potete ammirare il suo moveset, che non è per niente male, se non fosse per Sanguisuga, che non è neanche una mossa Pokémon, praticamente è una mossa per nome, mossa di nome non di fatto. Grazie esistenza. Tra l'altro ragazzi, in questo rifugio dovrebbe esserci l'unico generale del Team Rocket della regione, se non sbaglio. Non vorrei sparare una... dimmi che non sbaglio, dimmi che non sbaglio. Ho sbagliato, dovrebbe esserci, non della regione, scusatemi, del gioco proprio, l'unico generale presente. Ora, fermi. Ok, stavolta dovrei averla presa. Sì, ci siamo. Ok, vieni qua, affrontami. E adesso io non ho idea di dove io debba andare, però forse sì, ho visto la zona giusta. Magmar, perfetto. Vita al tiro, tra l'altro vedete Zeus con... Ok, ci sta. Forse li ho sottovalutati un po' i membri del Team Rocket. Merda. Signori miei... No, adulazione, non puoi avere adulazione. Siamo noi che dobbiamo... adulare. Adulare, sì, si dice così. Che schifo la vita, vero ragazzi? Ok, nel frattempo otteniamo una bacca arancia. Tutta questa fatica per una bacca arancia. E suppongo di aver sbagliato strada. Spettacolare. È morto Zeus. Ci ha messo davvero poco a morire, mi dicono. Ci ha messo davvero tanto, diciamo. Ok, Locomolt, vi stavo dicendo appunto, raga, Zeus con Locomolt Stab è davvero una bestia. Mannaggia a me. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo senza cercando anzi di dimenticare tutto ciò che è appena accaduto. Allora, fermi. Ora c'è bisogno di ragionare. Per forza questo è il posto. Non è che posso andare... Ok. Ok. Ok, fermi. Ora forse qua possiamo... Sì, 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 sì. Ok, ci siamo. Ok, cioè no, in realtà no. Ok, noi dobbiamo andare in quella zona là. Ho detto più ok in questo episodio che in tutto il resto della serie probabilmente. Ti prego non farmi sbagliare. Ok, dovrei avercela fatta, perfetto. Ho sentito parlare di te dai miei compagni, ma escludo che tu conosca Giovanni, il nostro... No, no,
Mai sentito, l'ho solo battuto 10 volte, però effettivamente, boh, non so proprio chi sia. Boh, tra l'altro poi, raga, chi non conosce il Rocket, cioè, cosa vuoi imparare? Mega assorbimento, perfetto. Vi ricordo come Zeus avesse giga assorbimento. Grazie gioco per ricordarmi sempre dei miei Pokémon morti. Va bene così comunque. Battuta anche questa recluta. Ora andando di qua dovremo affrontare quest'altra recluta. E poi quell'omino là in alto dovrebbe essere il generale, se non sbaglio. Spill! Attenzione, forse morirà giovane. No! No, Team Rocket, non si fanno certe cose. Muori, grazie. Statico. Cioè, com'è possibile nella concezione umana uno spill con statico? Figuriamoci se ho una bacca per curare la paralisi. No, assolutamente. No, c'ho, però in compenso c'ho la bacca Ebola. Dov'è la bacca Ebola? Cosa serve? Aumenta di molto una statistica. È utilissima in queste situazioni. Allora, proviamo a buttarlo giù con l'ignoranza, con l'ultima risorsa che abbiamo, sia l'ignoranza. E ovviamente siamo paralizzati e non possiamo agire. Guarda che infame che regge. Dai, forza, Milf, ce la puoi fare, per piacere. Ok, grandissima. Tra l'altro sì, l'ho allenata un pochino, ma per il semplice fatto che per allenare quel furbone che si è fatto uccidere prima ho dovuto fare un po' di switch. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tu obbedisci soltanto ai tuoi principi e alla tua coscienza. Ora capisco la differenza. Bravi. Come? Ah, ok, perfetto. Da questo passaggio puoi rientrare e riprendere la lotta. Ah, me l'ho spostato. Grazie, ti voglio benissimo. Ok, andiamo a curarci. Grandissima recluta, geniale, fantastico. Non fatto assolutamente per agevolarmi le cose, proprio sentimenti veri e puri. Grazie Game Freak per queste cose. Ok, allora andiamocene da qua un attimo. Curiamoci poco e poi andiamo a affrontare il tenente. E poi concludiamo questo che sarà un episodio breve. Penso che verranno fuori 12 minuti massimo. Vi ho già detto, sì, ve l'ho già detto che non ho intenzione di fare gli scontri con la Lega, né tantomeno andare a catturare il Mewtwo, perché raga tanto è inutile, perché alla fine è una cattura fine a se stessa. Siccome è randomizzato, potrebbe apparire qualsiasi Pokémon. E no, non è randomizzato come leggendario, perché quando sono andato a prendere Moltres al Monte Brace ci sono andato. No, cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Voglio dire Articuno alle Isole Spumarine. E era randomizzato in Flygon. Quindi non vuol dire assolutamente che ci siano i leggendari. Anzi, è molto improbabile a sto punto. Nel frattempo ho curato Zeus, che tanto è morto. Non posso usarlo, però vabbè, dettagli. Andiamo ad affrontare il nostro tenente. Sei un infame. Volevo passare. Pensavi così di scoraggiare le nostre truppe? Per fortuna non siamo così ingenui da credere ad un lattante. Ora vedrai quanto è spaventoso un adulto quando si arrabbia. Ma dite che è questo il generale? O il tenente che sia? Sì, ok, è lui, perfetto. Non ha uno sprite suo, però non è una recluta ed è già una cosa positiva. Va a porre il livello 53, ok, pensavo fossi più basso. Psicoraggio, allora, fermi. Io ho una mossa, un Pokémon, avrei coso, se no posso... No, le palle. Questo è Vaporeon, raga, un classico Pokémon da mossa di tipo ghiaccio che mi shotta. Mandiamo già un Frog. Psicoraggio, com'è possibile che mi abbia confuso? Psicoraggio, ok, falcecannone l'ha preso, l'ha paralizzato pure, ottimo. Allora, no, tanto le abilità sono randomizzate, non puoi avere assorba qua e non t'ho buttato giù, com'è possibile? Iperpozione, fai schifo nell'anima. Ok, non siamo più confusi, dai, falcecannone, prendilo. Non l'hai preso, non l'hai preso di nuovo, John Frog, ti prego. Sei veramente uno schifo di Pokémon, non ci credo. Ha missato tre volte. Quattro volte, neanche tre volte, magari tre volte. Tra l'altro noto con piacere come io non posso sostituire John Frog 1 e come la sedia va dall'indietro. Ma dettagli, ha fatto un rumore stranissimo. Non sono stato io, è stata lei. Solo al raggio, dai che vai giù. Ma no, mannaggia te, surf e muori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Walrein. Ho trovato Spill 2 metri prima. Allora, Walrein. Avevo John Frog con falcecannone. Allora, ho preso delle ricariche totali, ovviamente, prima di venire qua. Quindi ne diamo una John Frog subito. Pioggia danza, ok, calma. Quindi devo ricordarmi di non switchare Godo. Se Axi la seconda protezione, minca. Lo sapevo. Non so perché, ma nel profondo del cuore me lo sentivo. Guarda che usa protezione. Oddio, non l'ha usata. Oddio, non l'ha usata, non ci credo. Vai giù, ti prego.
Vai giù, sei un infame, non sei andato giù. Sberle tese nel frattempo. Surf, tra l'altro raga, mi sto accorgendo adesso che abbiamo danza spada su John Frog, ma abbiamo tutte mosse speciali, quindi è la mossa più inutile che abbia mai visto. Ottimo così. Creepy Stories si accorge delle cose, finita la serie praticamente. Ok, perfetto, l'ultimo suo Pokémon, Surf, però non ho contato che efficacia per un quarto, quindi... Cioè, efficacia diviso 4, ok, perfetto. La matematica non è il mio forte. Ma allora Team Rocket si è sciolto davvero? Sì, sì, dopo tanto tempo ce l'hai fatta. Abbandoneremo questo magazzino, ma non credere che sia finita qui. Troverò Giovanni e insieme a lui rifonderò Team Rocket. Ci rivedremo. Ragazzi, lui probabilmente ora non sia la Ah, lei è lo scienziato, ero quasi riuscito a vendere lo zaffiro per un pacco di soldi. Prima che arrivassi tu a rovinare tutto, ovviamente. Non avrò alcuna pietà. Ah! Ah! Cioè, lui capite, no? Lui arriva, prende e mi affronta così, no? E mi fa polneve. Tenta di sciottarmi la divinità, ma non ha capito con chi ha a che fare. Kirlia. Dite che un magifuoco lo secchiamo. Mamma mia, signori miei. Il miglior Pokémon di sempre. Il dio. Niente da piangere. A pensare che lo stiamo per abbandonare, ragazzi. Stiamo per abbandonare questa serie. Livello 62 per merda. Koffing che ci perseguita in ogni serie. No, stavo dicendo, probabilmente quel tenente lì di cui non si sa il nome è uno dei tenenti, anzi probabilmente è Arken. Non vorrei dire una cavolata, potrebbe essere lui il tenente che in Pokémon Heart Gold, a proposito di Heart Gold, il tenente che in Pokémon Heart Gold tenterà di rifondare Team Rocket tentando di ricomunicare con Giovanni. Effettivamente il Celtipelago, a quanto ne so io, dovrebbe essere la connessione tra la prima e la seconda gen, cioè spiegare gli eventi che hanno portato Team Rocket a riprovare la fondazione a Johto. Detto ciò, ragazzi, io deposito Zeus, non inserisco nessun altro Pokémon nel team perché ovviamente sarebbe inutile. Ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto. Vi voglio ringraziare tanto perché questa serie qua non solo è stata probabilmente il gameplay più seguito del canale, ma questo è normale perché ogni volta che faccio un gameplay aumento di iscritti, giustamente. Ogni giorno stiamo sempre aumentando di più e quindi le serie sono sempre più seguite, ma ragazzi, c'è stata, a parte gli ultimi tempi, causa feed di YouTube, una partecipazione a questa serie veramente fantastica. Avete sempre votato in tantissimi ai sondaggi. Ho visto una grande partecipazione da parte vostra. È per questo che la prossima serie sarà una serie che coinvolgerà ancora strettamente, anzi forse ancora più strettamente, voi iscritti. Sarà una challenge che non ho inventato propriamente io, ma che in Italia non credo di aver mai visto. E anche in America, se non sbaglio, e in generale all'estero, è poco conosciuta, ma secondo me è un'idea davvero bella. E se vi è piaciuta l'Elimination Nuzlocke, sicuramente vi piacerà anche questa challenge. Devo ancora darle un nome? Ho già deciso il gioco, vi ho nominato prima Heart Gold, quindi vi dico da subito che sarà su Pokémon Heart Gold, che è forse uno degli unici giochi che mi manca su questo canale, a parte la mia prima serie Soul Silver, ma tipo facevo schifo, non andatela a vedere. E nulla ragazzi, io spero che la serie vi sia piaciuta. Hashtag merda is the god nei commenti per concludere al meglio questa, diciamo, epoca del canale. Perché sì, ogni serie che finisce è un'epoca del canale che si chiude. E nulla, lasciate un mi piace, lasciatene tanti anzi di mi piace. Commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Rispondete all'ultima domanda del giorno di questa serie. E passate dai social che saranno in descrizione. Ho sputato sul computer e voi forse non l'avete visto. Detta questa cagata, noi ci becchiamo in un prossimo video.